Ma io volevo parlare degli uomini del Medioevo che mi hanno affascinato di più, perché se io sono uno storico del Medioevo è anche perché a un certo punto ho incontrato dei libri scritti da gente vissuta allora, un frate, Fra Sarimbene da Parma, un francescano, un mercante, Dino Compagni di Firenze, un contemporaneo di Dante, un cavaliere, Jean de Joinville, un vassallo di San Luigi di Francia. Gente che ha scritto libri in cui ci ha messo tutta la sua anima, per cui uno leggendo quei libri alla fine diceva: questi io li conosco, e sono gente molto divertente. Ci sono epoche più noiose per me, il Rinascimento per esempio, ma la gente del Medioevo è divertentissima, è spontanea, quando deve dire una malignità la dice. Dopodiché, avendo studiato tre uomini, qualcuno mi ha fatto notare che magari anche tre donne non sarebbero state male, e allora io ho cercato tre donne con cui fare amicizia come avevo fatto amicizia con quei tre uomini, e sono state Santa Caterina da Siena, Giovanna d'Arco, e una terza che pochi conoscono ma che è una donna straordinaria, Christine de Pizan, che è la prima donna che si è mantenuta facendo la scrittrice. E che cosa significa scrivere e pubblicare un libro all'inizio del 400? Che è appunto l'epoca di Christine de Pizan. E beh, è fantastico, perché per noi scrivere un libro e pubblicarlo vuol dire poi andare da un editore, quindi stamparlo in tante copie, distribuirlo. A quell'epoca non c'era ancora la stampa. Christine de Pizan è un intellettuale che si mantiene scrivendo libri alla moda della sua epoca, e cioè produce un manoscritto di una sua opera e poi lo offre a un re, a un principe, a un duca, e quello la ricompensa largamente, e lei ha i fondi per ripartire fino all'anno prossimo e scrivere un altro libro. E qual è il personaggio che ti ha ispirato di più? Ma non lo so, perché questi sei, diciamo, i tre uomini li conosco, come dico, fin da quando ero uno studente, perché ho letto i loro libri, La cronaca di Sarimbene, piena di pettegolezzi, di aneddoti, il libro di Joinville su San Luigi, dove quest'uomo, San Luigi, che è un po' fuori dal mondo, in realtà ti viene svelato come un uomo, anche lui come un essere umano, con tutte le sue debolezze. E Dino Compagni, che faceva politica a Firenze al tempo di Dante, una politica impestata, molto all'italiana, con cattiverie e retroscene. Io quei tre li amavo moltissimo da sempre, anche le tre donne le ho amate molto. Quindi non lo so, su questa domanda non rispondo, questi sei per me sono sei persone eccezionali. E qual è il ruolo della memoria nel Medioevo? Il ruolo della memoria è fondamentale, perché appunto i libri costano cari, loro non hanno la stampa. Un libro ti costa lo stipendio di un anno. Quindi cosa succede? Che quando ti imprestano un libro e lo leggi, te lo impari a memoria. Loro sono abituati a imparare a memoria. Fra Sarimbene a un certo punto cita una canzonetta satirica, ne cita otto versi e dice: mi dispiace, scusate lettore, non mi ricordo di più, perché quando l'ho letta tanti anni fa non mi interessava molto, non ci ho fatto caso. Imparano a memoria.